Radio Radicale, siamo con Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico, membro della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, per parlare dei conti pubblici. Allora, Tria oggi mi è sembrato molto, è sembrato a tutti molto ottimista riguardo la procedura di infrazione dell'Unione Europea. Allora, l'obiettivo è il 2,1 di deficit. Che cosa si può fare con questo? Anche la flat tax in debito? Ma vedremo quale che sarà l'evoluzione del negoziato con la Commissione e con il Consiglio europeo. Noi facciamo il tifo per l'Italia e speriamo che la procedura venga evitata. Il punto è che rimane una grande incognita sul 2020. Nessuno ha ancora chiarito dalle parti del governo come si bloccherà l'aumento dell'IVA, e servono 23 miliardi, come si finanzieranno le politiche invariate, sono altri 5 miliardi, e come si troveranno le coperture per l'ormai mitologica flat tax, che ogni giorno ha un costo diverso, ma siamo comunque nell'ordine di cifre superiori ai 10 miliardi di euro. Su tutto questo c'è il buio totale, nemmeno il ministro Tria ha chiarito granché, ed è una grande incognita, perché quando Tria parla di riduzione della spesa corrente per fare quadrare i conti, la traduzione vera è tagli alla sanità, alla scuola, al trasporto pubblico, alla spesa sociale. Una strada sbagliata, ingiusta, che noi contrasteremo duramente. Senta, ritiene che con, diciamo, questa vittoria olimpica Giorgetti abbia vinto la partita sui mini bot? Ma la partita sui mini bot spero che la vinca il buon senso, è una proposta farlocca che non sta in piedi, meglio tardi che mai, lo ha riconosciuto anche il sottosegretario Giorgetti, buon ultimo dopo le parole di Draghi e della quasi totalità degli esperti del settore. I mini bot vanno lasciati fuori campo perché sarebbero una valuta parallela e illegale. Speriamo che tutto il governo recuperi il senso della realtà e una strada più realistica di affrontare i problemi dell'economia italiana. Senta, ritiene che sia una follia quella di fare una legge sul salario minimo senza pesare il ritorno un giorno dell'inflazione, che potrebbe determinare altri tipi di meccanismi del costo del lavoro? Cosa ne sembra di questa iniziativa del Movimento 5 Stelle? Una legge sul salario minimo è necessaria. Va fatta non scrivendo nella legge in modo arbitrario un numero, ma rafforzando la contrattazione collettiva nazionale, cioè rafforzando il ruolo dei contratti più rappresentativi nello stabilire qual è la giusta retribuzione e i diritti che spettano ai lavoratori. Pensa che quest'estate saremo alle prese con la manovra, come aveva proposto in qualche modo Salvini, visto che l'argomento è stato messo, è caduto nel dimenticatoio dopo la buta di domenica scorsa? Ma siamo al chiacchiericcio e alle parole in libertà, mettiamo i problemi in fila, c'è da evitare innanzitutto una procedura di infrazione, sarebbe utile che il governo e la maggioranza parlassero con una voce sola invece di fare sparate di segno diverso ogni giorno, e poi c'è da impostare la manovra per il 2020, non credo proprio che ci siano le condizioni minime per anticipare all'estate scelte che nessuno ha la più pallida idea di come fare dalle parti della maggioranza del governo. Bene, la ringrazio, grazie a Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico e membro della Commissione Bilancio di Palazzo Madama.